Potenzialmente cambia la storia di questa comunità, finalmente. Noi abbiamo lavorato tanto duramente, sempre in silenzio, sempre con serietà, e finalmente, come dire, almeno l'ordinamento ci dà ragione. Abbiamo il diritto di essere trattati come tutti gli altri territori di questo paese. La sentenza contiene dei principi molto innovativi sui quali ovviamente avevamo lavorato, quello del principio di precauzione, piuttosto che la valutazione del danno sanitario, i diritti e doveri che anche un sindaco ha per difendere la sua comunità, il fatto che l'AIA in vigore non fosse la migliore AIA possibile, e quindi la nostra richiesta di riesame che va in una direzione auspicata anche dal collegio giudicante. Insomma, siamo molto contenti perché indietro non si può tornare dopo una sentenza di 60 pagine così ben articolata. Questa città, che già stava cambiando con le sue forze, adesso ha bisogno che il governo e tutto il paese, che in qualche maniera stanno annunciando questa transizione ecologica, facciano seguire alle parole i fatti. Non abbiamo bisogno di un ministero solo estetico per la transizione ecologica. Il presidente Draghi, a cui va il nostro augurio e l'invito ad occuparsi subito di questa vicenda anche per il bene di tanti lavoratori del nostro paese, credo che abbia dichiarato solo qualche ora fa che questo sarà un governo ambientalista. Su questi intendimenti non ci può essere equivoco, e si gioca, io credo, anche da un punto di vista morale, l'autorevolezza dell'Italia in Europa nei prossimi settimane, nei prossimi mesi. Qual è il messaggio che lancia al nuovo governo e al mondo politico in generale alla luce anche di un'ipotesi di ricorso al Consiglio di Stato? Ma intanto io credo che dopo queste indicazioni del TAR non sia possibile prevedere ancora alcun decreto che soverchia l'ordinamento, che limita i diritti costituzionali e fondamentali dei tarantini, di questa comunità. Il Consiglio di Stato, mi auspico, voglia lavorare in maniera molto asettica, molto neutrale, tenendo conto questo super valore della salute che qui è stata calpestata, e probabilmente se il Presidente Draghi volesse convocare un tavolo per l'accordo di programma sull'Ilva di Taranto anche prima della sentenza del Consiglio di Stato, forse sarebbe un momento di dialogo, pacificazione e ricompensa per questo territorio, anche perché abbiamo da occuparci adesso del futuro dei lavoratori.